per ricostruire la dinamica del sinistro letale di ieri. Il servizio Maia Bottiglia. Si trova ancora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma in gravi condizioni Danilo, 31 anni, di Ceccano, che domenica pomeriggio viaggiava a bordo dell'auto, una Alfa Romeo Mito, con la fidanzata Gina Turriziani Colonna, che a causa di un incidente ha perso la vita. Due comunità, quella di Ceccano e Frosinone, in lutto. La ragazza, 27 anni, studiava medicina. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro tra la Mito e la Fiat 500L, a bordo della quale si trovavano due coppie di ragazzi, anche loro ferite. L'incrocio tra via Zimaria e via Segheria, vicino a Borgo Grappa, luogo della tragedia, è stato più volte teatro di incidenti. Un altro era avvenuto poche ore prima. I residenti hanno più volte evidenziato la pericolosità del tratto di strada, utilizzato da molte persone per raggiungere il mare, in particolare Rio Martino, Sabaudia e San Felice Circeo, e chiedono che venga messo in sicurezza. Quello di Borgo Grappa non è stato l'unico incidente della giornata di domenica. A Gaeta, una ragazza di 38 anni che viaggiava su uno scooter come passeggera in via dell'agricoltura è stata travolta da un'auto, coinvolti anche altri due mezzi. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario trasferirla in aliambulanza alla San Camillo di Roma, dove le è stata amputata la gamba sinistra. Al momento si trova ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. L'uomo di 52 anni alla guida dell'auto, una Mini Cooper, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. Polemiche anche per la messa in sicurezza della strada, scarsamente illuminata e percorsa ad alta velocità. Non si arresta la scia di incendi che negli ultimi giorni sta devastando la provincia di Latina. Nel pomeriggio un vasto rogo è divampato a Latina, proprio a ridosso della pontina di fronte Ligot, lambendo anche le abitazioni. E un altro rogo è divampato da Viale Regione Veneto e via Isonzo. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per le operazioni di spegnimento rese più complicate dal vento che alimenta le fiamme. Vigili del fuoco al lavoro anche nel territorio di Sabaudia, sempre nel pomeriggio, in particolare in località Molella, in località, scusate, Baia d'Argento, per l'incendio di sterpaglie di una vettura. Le fiamme, infatti, all'arrivo dei pompieri avevano avvolto anche una vettura, danneggiandola completamente, come vedete nelle immagini. L'auto appartiene alla parrocchia Nostra Signora di Fatima di Molella, lasciata appunto in sosta dal parroco. L'ufficiale PG dei Vigili del Fuoco ha effettuato, una volta concluse le operazioni di spegnimento, un accurato controllo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla natura di questo rogo. Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell'Agenzia Protezione Civile della Regione, con l'equipaggio composto dal maresciallo Cestra e Carboni e anche il gruppo Petrucci di Borgo Vodice. Nel sud pontino sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire anche in questo caso all'esatta natura dell'incendio che ha distrutto un escavatore parcheggiato nel piazzale di un'azienda incontrata a Mustaga Vitri. L'allarme è scattato domenica sera, è intervenuta la squadra 5A dei Vigili del Fuoco, sono state avviate le indagini e anche in questo caso non si esclude l'ipotesi dolosa. Accertamenti in corso anche per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio che ieri ha distrutto il capannone della ex CEF a Campoverde. La struttura abbandonata dopo poche ore è crollata. Per un attimo si è temuto il peggio, in quanto spesso viene usata da braccianti agricoli come alloggio. Fortunatamente all'ora del pomeriggio, a quell'ora non c'era nessuno. La struttura, lo ricordiamo, è di proprietà dell'Arsial e da poco era stata ceduta al comune di Aprilia, affinché venisse inserita in un piano di riqualificazione insieme all'intera area che ricadeva nell'ex consorzio in via Giglio. La cronaca giudiziaria, l'omicidio colposo di Sara Roncucci, PM, chiede l'archiviazione, ma nel civile la ASL, fanno sapere i legali della famiglia, sarà chiamata a rispondere degli errori dei medici. Per il servizio.